Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un servizio in grado di garantire la misurazione dell'ossigeno a domicilio. Talamone è in aiuto dei suoi cittadini con uno strumento che permette di monitorare l'andamento di persone in condizioni di salute precarie e casi sospetti di coronavirus. Numerose le problematiche per entrare in possesso del saturimetro. Tante persone ci hanno chiesto lo strumento, per avere in consegna e in dotazione uno strumento per misurare l'ossigeno. Purtroppo gli strumenti non ci sono, abbiamo provato ad acquistarli su internet, ma le date di consegna erano talmente posticipate che non era una soluzione percorribile. Per questo siamo riusciti a recuperare due strumenti e tramite la Protezione Civile il nostro servizio consiste nella consegna a domicilio dello strumento. Compito della Protezione Civile è portare il saturimetro nelle abitazioni dei cittadini. Servizio svolto una o due volte al giorno, senza entrare in contatto con la persona che ha richiesto la strumentazione. Il paziente, una volta ricevuto lo strumento, in accordo con il medico di base, provvede alla misurazione dell'ossigeno per poi riconsegnarlo immediatamente agli operatori. Per avere un'ossigenazione ottimale, il valore deve essere superiore al 96%, mentre se è compreso tra il 90 e il 95%, si registra una parziale assenza di ossigeno. Il paziente provvede in autonomia tramite saturimetro a fare la misura, ad annotarla su un'apposita tabella cartacea che abbiamo predisposto. La tabella rimane al paziente e la trasmette di giorno in giorno al proprio medico tramite WhatsApp, via WhatsApp con una fotografia. Il paziente ovviamente si impegna a fare la misurazione e a lavarsi le mani prima e dopo la misurazione. I medici ovviamente coordinano il servizio, comunicano all'ufficio servizi sociali quali sono i pazienti che necessitano di questo servizio e tengono monitorato l'andamento di questo parametro. Il sindaco Fabrizio Trivella ha fatto un aggiornamento anche sulla situazione coronavirus della sua comunità, che resta ancora grave, in virtù di 19 casi di positività, 5 decessi e 11 persone ricoverate in presidi ospedalieri. Il comportamento dei talamonesi, secondo le informazioni ricevute dal primo cittadino, non è impeccabile. Nelle strade vediamo poca gente, anche se purtroppo continuo a ricevere delle segnalazioni di qualcuno che non rispetta le regole. Quindi vorrei veramente invitare tutti a prendere coscienza di questa drammatica situazione e fare in ogni modo osservare le regole per evitare anche che si diano dei messaggi sbagliati e si crei preoccupazione tra le persone.